Mauro Serini, neo allenatore della prima squadra del Tolmezzo Carnia, stasera primo ritrovo, da mercoledì si inizia la stagione. Emozionato? Certamente, non vedo l'ora di iniziare e di provare questa nuova avventura. Una scelta, la tua, che impone fiducia, un ragazzo che è cresciuto nelle giovanili del Tolmezzo, ha fatto tutto il percorso, è stata una delle bandiere della formazione del Tolmezzo in eccellenza e ora, dopo le vittorie anche con la formazione juniores, un nuovo salto di categoria. Ma sono contento che la società mi ha dato fiducia, era un mio sogno allenare la prima squadra, diciamo il coronamento di una carriera fatta interamente a Tolmezzo quasi. Mercoledì si parte, dicevamo, naturalmente seguendo i protocolli, le nuove direttive che sono state imposte anche dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, come si svilupperà poi la preparazione in attesa dell'ufficialità dell'avvio dei campionati? Inizieremo sicuramente questa settimana qua, iniziamo mercoledì, giovedì, venerdì allenamento alle 7:30, appunto per poter pulire gli spogliatoi, ci divideremo in 4 spogliatoi, 6 per spogliatoio, è difficile soprattutto per la società, però dobbiamo iniziare perché appunto le date presumibili sono il 13 e il 27, e dobbiamo almeno avere un mese di allenamento nelle gambe prima della prima partita ufficiale. Hai ritrovato il gruppo che rimane in compatto rispetto alla scorsa stagione con qualche nuovo innesto e un grande ritorno? Beh sì, sicuramente sono contento perché la società ha mantenuto l'ossatura l'anno scorso con dei nuovi acquisti di cui li conosco tutti perché giocavano con me, quindi può darsi anche che per qualcuno sia ora di smettere. No, scherzo assolutamente, Grego è un grande giocatore, può dare ancora tanto al calcio. Percello invece è ancora giovane, diciamo che è un acquisto di esperienza perché non è né vecchio né giovanissimo, quindi è perfetto per la nostra situazione, per far crescere i giovani e darci qualità.